manoscritti miniati, arazzi e dipinti del pittore ebreo Jona Ostiglio per raccontare la storia del ghetto ebraico di Firenze. È la mostra Gli ebrei, i medici e il ghetto di Firenze. Sarà visibile fino al 28 gennaio a Palazzo Pitti. Il ghetto di Firenze fu fondato da Cosimo I e Carlo Pitti nel 500 e fu il baricentro dell'ebraismo fiorentino fino alla sua demolizione nel XIX secolo. Questa mostra non solo ripercorre una storia in parte conosciuta e in parte sconosciuta, ma porta in auge e alla luce dei soggetti assolutamente sconosciuti prima, ad esempio appunto Jona Ostiglio, pittore ebreo del tardo 600, che riceve commissioni medicee e che, nonostante l'interdizione del ghetto e quindi anche le limitazioni sociali, politiche ed economiche imposte agli ebrei, trova la possibilità di diventare un artista affermato, appunto diventare un pittore di corte in un qualche modo e ritagliarsi una dignità sociale, personale e anche artistica assolutamente eccezionale. Luogo di segregazione, ma anche fulcro di un importante microcosmo umano, culturale e spirituale, il ghetto di Firenze è ricostruito anche attraverso un modello tridimensionale, frutto di un decennio di ricerche. Storia pieno di luce e di buio, è mescolato proprio, e proprio per questo questa mostra è estremamente attuale in un momento in cui abbiamo visto purtroppo nuove ondate di antisemitismo fortissimo anche in questo paese. Questo è inaccettabile e la mostra aiuta tutti ad imparare questa storia importante. Abbiamo anche predisposto dei programmi speciali per le scuole. Tra le varie opere esposte anche un bozzetto che riguarda Hitler. Un bozzetto che venne preparato nel 1938 per la visita di Adolf Hitler e Mussolini a Firenze. È un bozzetto molto complesso, molto controverso.